che sono esposti. Allora, intanto grazie di essere venuti, ma lo sforzo non è poi, parte la pioggia, o state di mangiare qualcosa, grazie, si sa che la calamita, no? Quindi non è un gran sacrificio. Allora vuoi far zitta? Sì. Che le donne, qualcuno comincia il pollaio da... Allora, vi presentiamo dei prodotti di una ditta che si chiama Mio Italy, è una ditta che è nata da poco, di cui facciamo parte io, la mia compagna Marzia e altri soci. Io mi occupo di prodotti biologici da 35 anni, quindi ho fatto una cernita dei produttori biologici, i migliori, il top del biologico italiano da nord a sud, scegliendo quelle ditte che conosco, so come lavorano, cosa fanno, perché nel biologico c'è da andare a scegliere le cose di qualità. Cos'è il biologico? Sapete tutti cosa vuol dire prodotto biologico? Allora, prodotto biologico è un prodotto che, secondo le leggi CE, viene coltivato privo di qualsiasi prodotto chimico, non ci sono, se non un 2% è ammesso. Mi dispiace disturbarvi, ma. E anche il lavorato, come questa cioccolata favolosa che poi assaggerete, questa è una cioccolata, ovviamente biologico tutto quanto, di nocciole piemontesi e cioccolato fondente, senza lecitina, senza latte, senza nessun additivo. Anche le salse, i sottoli che adesso non ci sono ma arriveranno, il pesto, non ha conservanti da alcun tipo. Quindi ecco perché il prodotto biologico va consumato più breve tempo, perché si conserva in frigo, però non tanto quanto un prodotto convenzionale, che invece è pieno di additivi e conservanti. Questa è il la prima cosa da capire, un prodotto biologico è un prodotto che, essendo fatto secondo natura, ha bisogno di essere consumato prima possibile. E lì sei tutta la fragranza, la bontà del prodotto, sia in qualità che nel prodotto, della qualità del prodotto. Non solo, Marco, scusami, ma della cioccolata che tu hai, di cui hai parlato poco fa, quella lì è l'unica cioccolata che non contiene pectina, cioè contiene soltanto un 47% di nocciole biologiche, cacao amaro fondente, dopo l'assaggeranno, un 3% di zucchero di canna. E a differenza delle altre cioccolate non contiene nient'altro, rimane talmente soffice perché è stata fatta da un pasticcere piemontese apposta per il figlio che piccolino si riempiva di Nutella e doveva andare in ospedale per una cosa molto importante. Lui si era talmente assuefatto al cioccolato che il fatto di non poter mangiarlo lo faceva diventare depresso e non riuscivano più a rientrare nel loop di guarigione. Lui si è industriato così tanto che per 2 mesi ha trovato questo tipo di miscela, dove anche se viene messa in frigorifero per magari non squagliarsi, non indurisce mai, rimane morbida. E perché la qualità del prodotto è fatto bene, come si deve, quindi non ha... Poi la saggezza come voi. Anche il nostro, la salsa di pomodoro ciliegino viene fatta lo dico perché non l'hai detto te, è l'unica in Italia che ha un brick numero. Allora sono così le donne, stanno sedendo da me, perché rompo sempre le palle, diciamolo. Allora, abbiamo alcuni prodotti, ovviamente non tutti, abbiamo diverse referenze. Oggi assaggeremo questo panettone biologico fatto da un grande pasticcere piemontese. Io vi consiglio l'assaggio, prima così nature, poi magari ci mettete sopra un po' di questa marmellata, di questa crema cioccolata spalmabile, per sentire la qualità, la bontà. Questa deve mangiare con un cucchiaio, solo che se la mangiare un cucchiaio la finisce subito. Poi tra i prodotti esposti qua abbiamo questo ciliegino che ha un brick di 9. Il brick è l'indice di acidità di un prodotto, più alto più è dolce, quindi 9 vuol dire che è miele. Questo lo prendete così com'è, lo buttate sulla pasta, lo scaldate prima, non c'è bisogno di niente, ed è un prodotto che è straordinario dalla dolcezza, dalla bontà, per tutto il sapore del sole e la bontà del pomodoro. Viene dalla Sicilia questo. Poi abbiamo questa caponata sempre siciliana che è straordinaria, una caponatina siciliana. Poi abbiamo un pesto siciliano buonissimo, pomodoro e pesto insieme. Poi abbiamo questo pesto che ha vinto da 9 anni, vince il primo premio con miglior pesto italiano, perché è il modo in cui viene coltivato, questo viene coltivato dal Bissola, il modo in cui viene coltivato, viene prodotto, che ha
non è pastorizzato, quindi è naturale ed è anche questo eccezionale, lo assaggerete stasera. Adesso qui sono degli assaggini, il pesto che vi dicevo, gli spaghetti che vedete qua, questi sono spaghetti, sono tagliatelline alla curcuma. La curcuma sapete che è un anticancerogeno per eccellenza, antiossidante, ma soprattutto un forte anticancerogeno. E abbiamo creato questi tagliolini perché con la curcuma assume un sapore, oltre che di naturalità maggiore, ma come qualità veramente pare. Questo adesso lo assaggiate con il sugo, però è bene assaggiarlo in bianco, con olio e basso, un po' di formaggio. Sentite tutta la bontà della curcuma. Poi abbiamo questi spaghetti all'ortica. Questa è una linea fatta per i celiaci. Chi ha problemi di celiacia assaggia questi prodotti. Però per esempio non solo, perché sono quasi tutti i più grandi Starbucks, dal St. Regis, a tutti i negozi, a tutti i grandi alberghi come il Café de Paris, Monte Carlo, l'Hotel Hermitage, il Metropole, quindi cioè, è un qualcosa che uno non c'è soltanto il gusto, cioè mangiando qualcosa che poi comunque aiuta. Cioè praticamente non avere tutte quelle intolleranze o quei fattori B che scatenano varie malattie, eccetera. Che tipo di grano sono? Grano saraceno, che per gli intolleranti è pianina. Le forchettine dove sono? Arrivano. Eccole. Ma uno chef è così, ma dove lo trovate? Non lo so io, ma è maiala, ragazzi. Ma fa prendere il cappello. Un bel cappello. Se glielo dai così almeno. Un bel cappello. Guardi, no, il cappello non corre, guardi. La classe anche senza cappello. Prego. Prendo subito, che se volevo fare lo scatto, eh. E non so come verranno, ma tu. Noi lo utilizziamo tanto il grano saraceno. Spaghetti alla curcuma. Poi la curcuma davvero, ora fa tanto bene, ora fa tanto bene. A noi non ci piace praticamente di mangiarla sempre, a tutti i pasti. Perché ecco, la mangia tutti i giorni. Prego signora. Venga, passo. Facciamo ecco, passare. Balla. Quanti siamo? Nero, poi c'è sale del Mar Morto e poi il sale normale, e sono molto pratici perché basta uno spruzzo, regolate come volete voi la quantità di sale, ed è importante per noi. Ne vediamo molto in Asia, perché in Asia con l'umidità che c'è è impossibile usare il sale quello risorio, quindi questo qui è un prodotto che sta andando molto bene nei ristoranti, non solo in Asia ma anche in Italia, perché è un prodotto raffinato, molto bello. Ma è utile anche a casa per chi vuole avere un prodotto un po' differente dal solito la solita cosa di sale. E poi per condire l'insalata sarà meglio questo che il sale. Assolutamente, si crea uno spruzzo e la quantità si distribuisce in modo uniforme, quindi. Se volete assaggiare adesso, volete assaggiare il panettone? Come no. Prego, venite, passate qua e assaggiate questo panettone.